Sindaco, un nuovo modo di gestire i parcometri a San Giovanni Valdarno. Iniziamo da dalla ormai centralissima Piazza della Libertà. Sì, allora noi siamo veramente molto contenti che la nuova gestione dei parcheggi a pagamento a San Giovanni Valdarno, quindi tutto il sistema della sosta, stia cominciando a mostrare i primi concreti risultati. Attraverso un bando di gara che noi abbiamo pubblicato nel settembre 2020, a gennaio di quest'anno siamo stati in grado di affidare il servizio della sosta al nuovo gestore, che è Tirrenica Mobilità, che ha sede a Pisa e che oggi è rappresentata dal presidente, dalla vicepresidente, che hanno presentato un progetto veramente innovativo che cambierà anche proprio il sistema della sosta nel nostro territorio, tecnologicamente avanzato e veramente moderno. È un nuovo progetto di gestione che durerà 10 anni, dal 2021 al 2030. Il primo passaggio, il primo step è costituito da nuovi parcometri che sono già stati collocati non solo nella Piazza della Libertà ma anche nelle altre strade di San Giovanni Valdarno. Sono parcometri intelligenti di nuovo generazione, hanno un funzionamento innovativo, la sosta potrà essere pagata sia con la moneta, quindi il contante, ma anche attraverso il bancomat, attraverso le varie applicazioni, nelle modalità in cui poi ci verranno appunto spiegate ed illustrate. Questa nuova gara di parcheggi ci ha consentito di riportare poi anche gratuiti e non a pagamento i parcheggi dietro la stazione. Queste sono già visibili perché sono già stati dipinti di bianco diverse settimane fa. Il successivo poi passaggio e step di questa nuova gara e gestione dei parcheggi del sistema della sosta riguarderà il parcheggio multipiano in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, che poi nei prossimi mesi sarà oggetto di interventi importanti di manutenzione, sarà immesso poi anche in sicurezza attraverso un sistema di videosorveglianza interna, poi verranno installate delle sbarre per l'entrata e per l'uscita. Il pagamento della sosta sarà possibile attraverso casse automatiche, anche queste è una novità per il nostro territorio, attraverso le quali poi sarà possibile anche pagare altri servizi connessi proprio alla sosta nel nostro comune. Quindi noi siamo veramente molto contenti perché San Giovanni Valdarno si rinnova anche da questo punto di vista e speriamo di poter dare un servizio importante ai nostri cittadini. In Piazza della Libertà, ecco, questa sarà una delle novità più importanti. Quando partiranno nuovi parcometri, avremo i primi 15 minuti gratuiti. Allora, una nuova società, Tirrenica Mobilità, che da questo momento ha in gestione tutta l'area della mobilità e dei parcometri a San Giovanni Valdarno. Diciamo che a breve firmeremo il contratto, dovrebbe essere il 14 di questo mese, quindi poi sostanzialmente siamo già pronti perché i parcometri, che diciamo è l'aspetto principale del funzionamento, che sono pronti, sono già attivi, quindi a breve subentreremo in questo nuovo comune per la nostra gestione. Abbiamo entusiasmo perché comunque il bando di gara ci dà la possibilità di esprimere tutto il potenziale che il mondo della sosta può dare a una città come San Giovanni Valdarno. Quindi abbiamo sistemi dai parcometri ai parcheggi struttura, abbiamo un software integrato che permetterà di agevolare la vita sia degli utenti ma anche dei residenti, dalle forme di abbonamento alla possibilità di accedere alla ZTL. Insomma, sarà presentato mano a mano un ventaglio di proposte innovative che l'amministrazione ha sposato in pieno, perché anzi l'ha introdotte con il bando, quindi noi ci siamo adattati a questo e quindi crediamo che alla fine dei tempi tecnici necessari per mettere su tutti questi sistemi verrà fatto veramente una società, scusate, una città, una smart city, perché comunque il sistema, appunto, saranno quasi tutto verso la nuova era, cioè la digitalizzazione. Quindi noi siamo contenti, speriamo di portare la nostra professionalità, visto che gestiamo comuni come Pisa, Livorno, abbiamo appalti a Nord Italia, abbiamo la gestione
del Vittoriale degli Italiani, che per noi è un po' la ciliegina sulla torta, perché comunque è un sito archeologico e museale di fama internazionale. Gestiamo cittadine e comuni vicine come Greve in Chianti, quindi la nostra intenzione, abbiamo gestione degli ospedali, quindi nella sosta ci sentiamo a casa nostra, quindi speriamo di portare questa esperienza anche a San Giovanni e dare qualità a un servizio che è importante perché agevola la vita del cittadino. Allora, iniziamo subito con lo spiegare a tutti i nostri lettori come il funzionamento di questi nuovi parcometri. Sì, buongiorno. I parcometri che introdurremo saranno 18 e sono parcometri, come appunto aveva anticipato il sindaco, intelligenti. Sono della Flowbird e il modello è un modello strada. Sono parcometri intelligenti perché? Per molteplici aspetti. In primo luogo, per il loro funzionamento è richiesto l'inserimento tramite tastiera della targa e al momento dell'inserimento della targa in automatico vengono riconosciuti i 15 minuti di sosta gratuita, per cui l'utente può scegliere se beneficiare esclusivamente dei 15 minuti di sosta gratuita per delle commissioni veloci o altrimenti inserire all'interno le monete, per cui all'orario di sosta, in relazione a quanto corrisposto, verranno automaticamente sommati i 15 minuti di sosta gratuita. E le modalità di pagamento sono sia tramite monete, sia tramite bancomat o carte di credito, sia tramite inserimento oppure contactless. Questo faciliterà anche e soprattutto il pagamento del parcheggio stesso, perché in molti casi capita di trovarsi senza spiccioli e quindi, diciamo, si ovvia questo inconveniente che capita a tutti tramite la possibilità di pagare con bancomat e carte di credito. Oltre a ciò, prevederemo l'introduzione anche di applicazioni per smartphone per il pagamento della sosta. Verranno introdotte le principali applicazioni presenti sul mercato, che ormai si trovano in tutte le cittadine italiane, a partire da Telepass, EasyPark, My Cicero, Pay by Phone, e anche questo sarà un'ulteriore agevolazione per gli utenti per poter appunto pagare la sosta e soprattutto per anche allungare il tempo di permanenza, perché se mi trovo a fare una commissione ed eccedo il pagamento che ho fatto in termini di tempo, posso richiamare tramite il numero di targa e quindi allungare la mia sosta. Il controllo verrà fatto dai nostri ausiliari del traffico. Ci sarà una continuità rispetto a queste persone, in quanto sono gli stessi operatori che già operavano sul territorio negli anni precedenti. Per cui, anche per quanto attiene al pagamento tramite le app, gli utenti non si devono preoccupare. Ovviamente non ci sarà il ticket cartaceo, ma gli operatori effettueranno il controllo tramite la lettura della targa e quindi con il software che vede collegate tutte queste applicazioni e che sono a loro volta collegate con i parcometri stessi, avranno immediato riscontro dell'effettivo pagamento. Quindi, perché anche questo è un po' fuorviante all'inizio, soprattutto come tutte le cose nuove, non si vede più il ticket e quindi si ha paura di incorrere in sanzioni. Nessun problema, perché la lettura della targa è univoca e quindi niente meglio di questo può accertare appunto l'effettivo pagamento. I parcometri verranno dislocati a fianco a quelli precedenti, quindi anche dal punto di vista logistico non ci saranno modifiche, anzi i cittadini avranno già potuto riscontrare la loro presenza perché abbiamo già proceduto con la loro installazione. Attualmente sono coperti e verranno poi ovviamente scoperti al momento della partenza effettiva del servizio. E riguardo appunto alla partenza del servizio, stimiamo che questa possa essere verso fine aprile, inizio maggio, appunto la prossima settimana, come aveva anticipato il Presidente Vannucci, procederemo con la sottoscrizione del contratto. E oltre ai parcometri verrà poi impiantato un impianto a sbarre presso il parcheggio della chiesa, che anche questo faciliterà l'ingresso appunto l'ingresso all'interno del parcheggio e
È un impianto intelligente anch'esso e prevederà delle forme di abbonamento, della lettura della targa e coadiuveremo anche il sistema a sbarre con il supporto di due parcometri di riserva che in una fase successiva verranno poi installati proprio per far fronte a quelle situazioni di emergenza, diciamo nell'ipotesi in cui il parcheggio a sbarre incontri delle qualunque tipo di problematica, cosa che speriamo non avvenga nell'imminenza, però insomma ecco, abbiamo la carta di riserva. Allora è necessario prima di tutto l'inserimento della targa, per cui premete, bisogna inserire Aspetti un attimo, aspetta. Beneficiare del quarto d'ora gratuito è sufficiente premere il pulsante giallo. Questo con la I, servizi utenti standard, andiamo a validare, digitare la targa perché come premesso bisogna inserire la targa, questo consente anche di evitare la duplicazione del beneficio del quarto d'ora gratuito perché ogni auto ne può beneficiare una volta al giorno. Mettiamo una targa qualunque e per validare basta pigiare il pulsante verde. Viene effettuato il controllo dei diritti e quindi successivamente viene stampato il ticket, il quale dalle 11.27 mi arriva alle 11.43 con il numero di targa. Nell'ipotesi in cui questa targa appunto fosse già stata inserita, non mi avrebbe potuto erogare il biglietto. Questo per diciamo le commissioni veloce, quelle che in un quarto d'ora risolve il tutto. Altrimenti si procede con il pagamento tramite moneta. Quindi inseriamo gli spiccioli nella bocchetta dedicata, mettiamo 1,50 euro che è la tariffa oraria per questa piazza, si procede con la validazione e al momento prima dell'erogazione del ticket mi chiede nuovamente la targa. Inserisco le cifre della targa e vado con la validazione. Effettuato il controllo procede con la stampa del ticket che posso esporre sull'auto, sul parabrezza dell'auto e quindi un'ora di sosta. Oltre a ciò possiamo poi pagare con le carte, quindi bancomat sia carte di credito. Per effettuare questo si possono o avvicinare al contactless che è qua o altrimenti inserire la carta direttamente nella bocchetta appositamente dedicata. Il procedimento è il medesimo perché naturalmente mi richiede anche in questo caso l'inserimento della targa. Se io vado con la validazione mi chiede di appunto procedere con il pagamento, inserisco il bancomat bene bene fino in fondo, quindi spingo fino in fondo perché altrimenti non legge il microchip. Pagamento, ok, vado a validare. Se voglio aumentare il tempo vado con la I, con il più e quindi procede con l'aumento del corrispettivo da versare e del tempo. Una volta impostato il tempo necessario inserisco l'ora, la targa nuovamente e valido col verde. A questo punto effettua il controllo dei diritti e parte con il pagamento bancario. Mi dice carta bancaria, aspettare per l'importo. Pagamento accettato, ritirare la carta. Quindi a questo punto estraggo la carta. E ecco di nuovo il ticket da poter esibire. Altrimenti l'ultima alternativa appunto avvicinando la carta con il contactless. Quindi anche in questo caso ormai tutte le principali carte di credito e bancomat hanno il sistema contactless, per cui basta avvicinarlo fine della transazione perché ho pigiato. Il pagamento tramite sempre bancomat o carte comunque dotate di contactless. Per fare questo è necessario prima inserire il tempo di permanenza, quindi basta premere il pulsantino con il più
per selezionare il tempo di permanenza ed il pagamento, ok? Si valida e a questo punto ci chiede di avvicinare il contactless, per cui avviciniamo la carta, dobbiamo nuovamente digitare la targa, si valida con il pulsante verde e è molto facile e intuitivo perché tutto è spiegato direttamente sul parcometro e comunque anche in questa parte superiore dove riepiloga un pochino tutte le modalità di pagamento, per cui non c'è da spaventarsi soprattutto i primi giorni perché naturalmente basta seguire le istruzioni e facilmente si riesce a ottenere quanto richiesto. E oltre alle modalità di pagamento tramite parcometro, come introdotto in precedenza, prevedremo l'introduzione delle principali applicazioni di pagamento, per cui sarà possibile pagare la sosta direttamente tramite il proprio smartphone, accedendo all'applicazione specifica, quindi Telepass, EasyPass, EasyPark, MyCicero e le principali presenti sul mercato. Già loro prevedono una geolocalizzazione, quindi in automatico verrà proposta la piazza o la strada in cui ci si trova, altrimenti è possibile digitarlo direttamente dal proprio cellulare. Bisogna selezionare la durata della sosta e validare. In questo modo non verrà emesso nessun ticket, quindi non ci sarà da esporre nessun ticket sul parabrezza dell'auto, ma il controllo della sosta tramite i nostri ausiliari verrà fatto con la lettura della targa, per cui sarà un riscontro immediato e diretto tramite il controllo dei server e quindi l'utente potrà stare tranquillo che quella transazione e quindi il pagamento della sosta verrà riconosciuto ed accettato.